Buongiorno, a lei la parola. Ma la questione è sempre una questione di democrazia, nel senso che CGIL, CISL e UIL, rispetto a una presenza consolidata in questa RSA di un sindacato che non è quello confederale, va bene, ma rappresenta la maggioranza dei lavoratori, e questo è il problema principale. Il secondo, che anche è correlato, che c'è un contratto nazionale disdettato dall'associazione datoriale, va bene, ed è stato firmato dalla stessa associazione datoriale che ha disdettato il contratto nazionale che è datato, non ha fatto nient'altro che contrattare con le organizzazioni sindacali che erano disposte a firmare un contratto nazionale del lavoro, e questo contratto è stato firmato, e oggi CGIL, CISL e UIL lo etichettano come un contratto pirata. Che cosa ci può essere di pirata se in un contratto nazionale nuovo si è distribuita per esempio la 14ª su tutti i mesi? Dov'è il pirata? Dov'è il contratto pirata che 38 ore si passa a 40 ore di lavoro e quindi soldi ai lavoratori, che però quelli che desidero e volontariamente lo vogliono fare? Cioè dire, non sta all'impiedi, la questione è prettamente di una democrazia sindacale nel nostro paese. CGIL, CISL e UIL si arrogano proprio questa situazione, che come se fossero stati investiti dal Dio, va bene. Invece noi siamo per la rappresentanza. Ci può essere la rappresentanza di un sindacato che non è firmatario del contratto nazionale del lavoro, ma in azienda è la maggioranza dei lavoratori. E questo è una cosa che il nostro paese sta risentendo anche nella questione del lockdown, anche nella questione di contatto con i lavoratori. Oggi c'è questo sciopero, lo sciopero di questa RSA, dove anche la prefettura, anche la commissione di garanzia sono stati attivati, perché i diritti costituzionali devono essere garantiti. Tenga presente che mentre si stava facendo lo sciopero, l'azienda sembrerebbe che ha cambiato i turni di lavoro, e questo non mi sembra che sia giusto neanche per le relazioni sindacali, ma il diritto costituzionale che deve essere garantito, come devono essere garantiti i servizi, ma ci deve essere un'impostazione per garantire i servizi. Quindi siamo oggi qui, speriamo di risolvere il problema e portare ai lavoratori i benefici del nuovo contratto nazionale di lavoro che CGIL, CISL e UIL non hanno voluto firmare. Quindi sotto questo aspetto siamo tranquilli che le istituzioni ci faranno saranno a fianco nostro e a nonno di chi solamente si è messo i gradi di generale del sindacato. Grazie. La responsabile. Sì. Venga, venga. Ma non sta facendo l'intervista forse, sta facendo l'intervista. Che differenza. Adesso arrivo. Perché praticamente la cuoca è messa a fare le pulizie, giusto? Sì. Infatti in cucina la cuoca non c'è. La cuoca fa le pulizie, le addette alla cucina fanno i cuochi. Per cui sapete cos'è il menù dell'ASL? L'avete mai visto? Sempre il solito. Ma l'avete mai visto quello no, scritto? Ufficialmente no, ufficialmente no. No, ufficialmente no. Mai visto, cui, mai visto scritto. E questa è una casa di riposo che è aperta da quanti anni? Saranno almeno 20 anni. Almeno 20 anni. In 20 anni non sanno che esiste un menù dell'ASL. È sempre stato così. È sempre stato no, così. No, no, no. Aspetta. C'era? No, prima con l'orizzonte 3000. Con l'orizzonte 3000 era io diverso. Sto parlando, noi stiamo parlando degli ultimi 6 anni. Ecco. Gli ultimi 6 anni. Per cui la situazione, diciamo, non è tragica, ma ancora di più. Sì, perché oltretutto cos'è? L'azienda prende in giro.
Cioè, sta prendendo in giro con una cooperativa o no, un SPA, no, no. È un SPA la loro. Io non sono all'interno, io sono la coordinatrice del sindacato, è un SPA, per cui è un'azienda, non è una cooperativa. Ha più di 3.500 addetti. C'è dentro una cooperativa che praticamente fa dei contratti assurdi di 15 giorni, una settimana. Infatti abbiamo fatto un'avvertenza anche per una nostra iscritta che praticamente da Alessandria volevano trasferirla oltre Cuneo, per cui oltre 100 e più chilometri. E alla ieri, siccome era scaduta la missione, non sapeva dove doveva andare a lavorare. Per cui cose precarie, i turni che ci arrivano il 29 del mese, che poi vengono cambiati il 30, e 31 di nuovo, e di fatto continuiamo a parlare, ma è voce sprecata perché sì, accettiamo, lo facciamo, cambiamo. Oltretutto, altra cosa più importante, diciamo che nel giro di 3 mesi sono cambiati 3 direttori. Ah sì. Uno è andato in pensione, ok, va bene. È stato mandato. L'altro praticamente è durato un mese e mezzo. Poi stranamente ha deciso di andare via. Dopodiché ne è venuto un altro. È durato un altro mese. Adesso c'è questa qui che non si sa quanto dura. Tutto all'oscuro dei dipendenti, per cui se si trovano un fatto compiuto senza sapere chi li gestisce, senza sapere che tipo di contratto rispettare, perché l'ultimo incontro che abbiamo fatto in prefettura ci è stato detto: ah sì, a Cuneo l'abbiamo cambiato, forse non lo so, ma lo cambieremo anche ad Alessandria, ma non sappiamo quale utilizzare. Quando è da 3 anni a Cuneo che prendono dei miei soldini. Quando è da 3 anni che stiamo battendo per avere questo contratto in maniera decente. Sì. Quanti siete? Forse siamo una ventina. Solo se siamo 20. In cucina ci siamo 4. 4 addetti alla cucina. Pulizia. Una delle pulizie che è stato messo anche in casa integrazione. Lavanderia. Lavanderia sono 2. Una in lavanderia. Come si chiama la struttura? Capra. Capra, spinetta marina. Praticamente sta diminuendo anche le ore agli altri dipendenti. Per cui la scusa che con il Covid non riescono a rispettare per i pagamenti sta diminuendo anche le ore. Ci siamo battuti per non farli entrare in cassa integrazione, ma a quanto pare... Ci hanno tolto anche le ore adesso. A quanto pare. Invece di 8, noi del secondo ne facciamo 7. E loro sai che sono di meno. Sì. Salvo alcune persone invece che sono degli OS alla piega. Che dovrebbero fare l'OS, mentre invece fanno i turni del personale, fanno richieste per... Se io chiedo dei giorni magari di flessibilità, zero. Com'è? Che ne abbiamo tante da fare, tante ore, anche delle ore che sono banche ore, flessibilità ore. Che ne abbiamo tante. Loro se li prendono non arrivando alle ore, si prendono quella flessibilità senza che tu li godi, perché proprio questo contratto che viene chiamato contratto pirata, non vengono pagate le festività, no? Ma tutte le ore in più dopo le 165 ore vanno in flessibilità in una banca ore che noi dovremmo soffrire di farle a casa, ma non le facciamo. Di pagare non te le pagano. Pagare non pagano. E succede che questo contratto pirata va avanti così da 9 anni. Ecco, va da tanto tempo. Per cui è stato fatto. Siamo conciati così che non ci pagano. 2007. E sta andando avanti in toccabito, tra l'altro la scusa è perché CGL e CISL li hanno listigati, per cui loro utilizzano quello a convenienza. È nostro un unico sindacato che ci aiuta in queste cose, proprio il CSE. Io non so se ce l'abbiamo dietro, ma comunque abbiamo il tutto, aspetti, che...